Deep News. Deepnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Beppe Sala a Milano, Matteo Lepore a Bologna e Gaetano Manfredi a Napoli sono questi i nomi dei tre vincitori delle elezioni comunali 2021 in tre delle principali grandi città al voto. Sala, Lepore e Manfredi hanno superato il 50% delle preferenze, non dovranno affrontare quindi il ballottaggio, a differenza di quanto avverrà a Roma, Torino e Trieste, nella capitale testa a testa tra Michetti e Gualtieri. La Raggi dice vigileremo, Lo Russo avanti a Torino e Di Piazza a Trieste. Alle regionali in Calabria, Occhiuto, abbiamo vinto bene, felice per le elezioni. Per le supplettive, Letta vince a Siena, l'affluenza al ribasso al 54,64 rispetto al 2016. Maltempo si sposta al sud, declassata l'allerta in Liguria, da rossa a gialla su Genova e Ponente Ligure, solo precipitazioni deboli nelle scorse ore. In Piemonte continua a piovere, resta l'allerta rossa nella zona centro-orientale. In Campania la stazione della Circumvesuviana allagata e treni sospesi, circolazione ferroviaria interrotta sulla linea Roma-Napoli. Aggiornamento Covid, sono 1612 nuovi casi, 37 le vittime, il tasso di positività sale all'1,3%. Un richiamo del vaccino Pfizer contribuisce all'aumento della produzione di anticorpi nelle persone tra i 18 e i 55 anni quando è somministrato ad almeno 6 mesi dalla seconda dose. Questa è la valutazione dell'Agenzia Europea del Farmaco. Cronaca: torinese ha accoltellato una ragazza uccidendola, ne ha ferite altre due. Accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di origine marocchina. Roma, un incendio nella notte nel deposito dell'ATAC, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, distrutti 20 autobus, la maggior parte dei quali a metano. Blackout per diverse ore di Facebook, Instagram e WhatsApp, si tratta della peggiore interruzione del servizio del colosso dei social media dal 2008. La società di Zuckerberg ha perso in borsa quasi il 5%. Per quanto riguarda il petrolio, prosegue la corsa dei prezzi, il Brent a $81,4, vola il prezzo del gas per auto. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.